Allora, siamo con l'onorevole Pierantonio Zanettin e discutiamo di riforma del processo penale, ovvero discutiamo di come si stavano muovendo i lavori in commissione e delle possibilità di modifica del testo che era stato presentato, anche se ovviamente incombe su tutto diciamo, il clima politico e il momento politico. Che non ci dà certezze di nulla. Però qualche giorno fa su questa stessa televisione web abbiamo fatto una conversazione con l'onorevole Vazio del PD, il quale ci ha esternato le sue personali, ma dobbiamo ritenere non solo personali, visto che è il relatore, opinioni a proposito di una serie di punti da lui stesso non condivisi e quindi potenzialmente modificabili di questa riforma legislativa. E abbiamo parlato della prescrizione, però abbiamo soprattutto parlato del per noi famigerato articolo 190 bis, abbiamo parlato dell'appello monocratico, abbiamo parlato della diciamo, necessità di un mandato specifico successivo al provvedimento da impugnare. Che si vorrebbe introdurre, insomma, una serie di punti che lo stesso relatore riteneva discutibili, assai discutibili. Ovviamente gli abbiamo chiesto se, visto che li riteneva discutibili, erano già pronti emendamenti specifici su questi punti. A lei chiediamo più o meno la stessa cosa, partendo da una valutazione, probabilmente nel complesso del provvedimento, che non ha bisogno di troppi interrogativi, cioè quelli che avevamo fatto a Vazio, perché insomma, comunque suppongo che no, non si condivida questo approccio. Allora vorrei chiederle, ovviamente, un'opinione di carattere generale, ma poi su questi punti che ho appena richiamato, se qualche cosa già si è mosso, se qualche emendamento era pronto o comunque in cucina. Ma guardi, collega, io la chiamo collega al di là del fatto che io sono deputato, ma prima di tutto mi sento un avvocato e porto le mie esperienze di avvocato nell'attività politica, in particolare nella Commissione Giustizia. E noi siamo molto critici su tutto sull'impianto di questo testo, come ovviamente siamo critici su tutta la politica che è stata portata avanti dal ministro Bonafede. Quindi è del tutto ovvio che sui temi che lei, collega, ha toccato, non ci sono dubbi che noi siamo forse la forza più critica fra quelle che siede in Parlamento, perché abbiamo esperienza, perché il garantismo fa parte del DNA di Forza Italia, partito nel quale milito da sempre. E quindi evidentemente per me è troppo facile rispondere che noi su tutti quei punti presenteremo emendamenti. Forse vale un po' la pena insieme riflettere sulla possibilità che questi emendamenti vengano accolti. Noi siamo molto preoccupati, per esempio, del monocratico in appello, perché cioè, non capiamo, io ho fatto l'esperienza precedente, non solo come deputato o senatore, ma sono stato anche consigliere superiore della magistratura. Quindi ho avuto anche una visione, mi sono, come dire, contaminato in un rapporto forte anche con la magistratura. E devo dire che, per esempio, sugli aspetti di efficienza del processo, io, quindi riti deflattivi, notifiche anche telematiche, cioè io, su tutto ciò che attiene al miglioramento dell'efficienza del nostro processo penale, io sono d'accordo. E aderisco a tesi a tutte le tesi. Non sono invece, e con me tutta Forza Italia, no, io non posso accettare interventi che compromettano i diritti, cioè limitino i diritti o che attenuino i diritti. Lei mi ha fatto cenno al rito monocratico in appello, che io reputo una abnormità. Lo reputo un'abnormità su diversi profili. Primo, perché la necessità di una garanzia, noi abbiamo un rito monocratico in primo grado, per tante fattispecie, e questo è un rischio. Ma è un rischio ancora più grande, ove considerate, perché forse questo è sfuggito anche all'avvocatura, perché non ho visto levarsi delle
così delle, da parte di nessuno forse finora, perché sono anche cose molto recenti, che a questo si accompagna una, un reclutamento straordinario di magistrati onorari da destinare anche all'appello. Allora, noi ne abbiamo parlato all'asterisco. Ecco bene, sono contento che non sia sfuggito questo dato. Io ho grande rispetto per i colleghi che fanno i giudici onorari e ne apprezzo lo spirito, l'impegno e anche la dedizione in tanti casi. Però io sono uno che dice le cose con molta chiarezza, sul piano della qualità dei provvedimenti, tante volte ho visto una qualità non proprio eccelsa, ecco, è un eufemismo. Io esatto, educati. Ecco, questo lo abbiamo visto tutti. Io mi sono anche occupato, ripeto, in termini istituzionali, perché anche il Consiglio Superiore della Magistratura, sono stato in ottava commissione, quella competente, dei giudici onorari. Allora dico, mi viene il terrore a pensare che magari sia in primo grado che in secondo grado, in diritti monocratici ci troviamo dei giudici onorari. Io credo che la qualità, la meritocrazia è un tema che io esula dall'argomento che stiamo trattando in questo momento, ma è competenza in materia di giustizia in questo momento, in contemporanea, la revisione dell'esame di avvocato che stiamo esaminando. Io credo che mollare su tutto la qualità, la meritocrazia, sia molto pericoloso. E quindi questo le faccio una domanda diciamo più politica, che però è più o meno parallela a quella che ho fatto a Vazio. Perché quando il relatore mi diceva questo punto e questo punto sono discutibili, io a un certo punto gli ho detto: beh, magnifico, perché se lei mi dice che questo è così, e se da quel che leggo l'opposizione, una parte dell'opposizione, una parte significativa dell'opposizione è della stessa opinione, sembrerebbe andare tutto in discesa. Lui mi ha risposto: però bisogna vedere poi qual è il... Ma voi che, come dire, leggete dall'altra parte queste prese di posizione, prendete posizione tra virgolette andando a vedere, come si dice al tavolo da poker, cioè svelando se questo, me lo lasci dire, è una sorta di bluff pseudo garantista che poi alla fine invece rimane bloccato dai ricatti del Movimento 5 Stelle, sì o no, in qualche maniera intendo, proprio in commissione. Sì, ma io che ho vissuto tutta la storia di questa legislatura devo riconoscere che il Partito Democratico, soprattutto quando molte di queste leggi sono state varate, perché molte di queste leggi liberticide, ricordiamolo bene, sono state varate nel governo giallo-verde, combattevano con noi su alcuni temi garantisti. Poi il PD non è sempre stato coerente nella sua storia, ma lasciamo stare questo. Almeno in questa legislatura io non posso che riconoscere a Vazio, diciamo, abbiamo lavorato anche insieme e abbiamo trovato una sinergia. Il problema è che più con il governo giallo-verde rispetto al giallo-rosso, ma anche con il governo giallo-rosso, sostanzialmente la giustizia è stata appaltata a buona fede ai 5 Stelle. Quindi io apprezzo che Vazio, nei vostri confronti e nel confronto che ha avuto con l'avvocatura milanese, si viene dichiarato disponibile dall'apertura, però poi bisogna capire... Sembra sincero, obiettivamente. No, ma sul piano umano sicuramente, poi è un avvocato anche lui, cioè, ragazzi, chi pratica la nostra professione e fa con serietà, su certi temi non può che essere d'accordo. Il problema è che però se come dire, il Movimento 5 Stelle, il Ministro della Giustizia si impunta, è difficile anche per il relatore ottenere chissà che. Devo dire che in generale la crisi che si sta evolvendo in queste ore, con l'uscita di una componente che oggettivamente sulla giustizia era garantista, come quella Italia Viva, mi preoccupa un po', nel senso che c'è il rischio che quella che ci troveremo la settimana prossima, se dovesse avere la fiducia Conte e non il voto di fiducia da parte di Italia Viva, è una maggioranza più sbilanciata sui temi della giustizia sul Movimento 5 Stelle, cioè vedo il più indebolito il PD in un dialogo rispetto al fatto che poteva avere al suo fianco Italia Viva, perché Italia Viva oggettivamente Renzi sui temi della giustizia poi non è riuscito ad ottenere forse quello che si aspettava nell'interlocuzione
con la sua maggioranza, però almeno a parole era una spina nel fianco, ecco, più del PD. Quindi io spero che il relatore... Da questo punto di vista lei vede la crisi come un fatto oggettivo di complicazione di un possibile punto di mediazione, chiamiamolo garantista per capirci, su queste proposte? Sicuramente, sulla giustizia sicuramente, perché io vedo uscire dalla maggioranza quelli che erano i più vicini a noi sul piano dei principi, e invece consolidarsi, come dire, questo partito, dobbiamo ancora capire cosa sarà. Però i numeri in commissione non cambiano, anche se esce dalla maggioranza Italia Viva. Qui a questo punto il discorso con Italia Viva è un po' il discorso che si fa quando Vazio dice noi vorremmo modificare questo e questo, e io gli rispondo ma l'opposizione ha una parte significativa, sarebbe disponibile, quindi non ci dovrebbe essere problema. Cioè, Italia Viva comunque rispetto a questi lavori della commissione non dovrebbe cambiare opinione. Sì, ho capito, però voi sapete, cioè, non possiamo illudere la collega che le cose siano così semplici. Esiste un vincolo di maggioranza che tutti i governi hanno avuto, per cui è evidente che se al tavolo della maggioranza siede una parte garantista, il peso del garantismo, come dire, viene valorizzato di più. Al tavolo della maggioranza, perché a noi ci usano un po', ma a parte il gioco parlamentare, cioè non è inutile arrabbiarsi. Io sì, ma dico, ma questo lei lo riferisce anche proprio al lavoro in commissione, per esempio alla predisposizione di emendamenti. Facciamo il caso che il governo comunque rimane in piedi in qualche maniera anche con una maggioranza diversa, perché parrebbe che questa sia una delle possibilità. Però voglio dire, quel che chiedevamo a Vazio, e cioè il termine per gli emendamenti è il 21, sarò spostato primo di febbraio. Benissimo, allora il termine per gli emendamenti è quello. Comunque c'è possibilità di lavorare su emendamenti congiunti che magari fa proprio il relatore, che quindi risolve pure la questione. Allora, io le spiego questo: il relatore può presentare emendamenti sempre, cioè il termine per gli emendamenti riguarda sostanzialmente l'opposizione, o quindi il relatore che ha tutta la possibilità. Purtroppo devo dire che fa parte del gioco parlamentare, è raro che il relatore riprenda gli emendamenti dell'opposizione. Il relatore fa una sua battaglia all'interno della maggioranza, magari per trovare una sintesi all'interno della maggioranza, poi magari ce li propone, può usare, però sarebbe molto grave dal punto di vista parlamentare, non dal punto di vista della maggioranza, del governo, che ci fosse un gioco di sponda con l'opposizione. Noi lo speriamo sempre, però non ci illudiamo che questo avvenga. Quindi, anzi, da quello che lei mi sta dicendo, il problema è che l'acuirsi dei problemi politici rafforzi all'interno del governo quello che sarà l'ala, chiamiamola così, bonafediana, e quindi renda più difficile modificare questo testo. Questo sì, poi è evidente. Allora, diciamoci una cosa molto chiara: noi abbiamo fatto tantissime audizioni, quel testo è uscito massacrato da tutte le audizioni. Quindi credo che anche questo rinvio continuo del termine degli emendamenti, che prima era il 1 di gennaio, poi è stato spostato al 21, poi adesso siamo andati all'1 di febbraio, ci indica delle difficoltà all'interno della maggioranza, che si rendono conto di aver partorito un testo che ha delle criticità molto importanti, che praticamente è stato criticato sia dall'ANM sia da tutta la dottrina garantista. Quindi da questo punto di non parliamo delle camere penali. Quindi dal punto di vista politico è del tutto evidente che questo testo presenta delle difficoltà, quindi è evidente che proveranno a trovare una sintesi. Devo dire che oggettivamente l'uscita di Italia Viva sposta sul piano del garantismo significativamente verso invece una posizione meno garantista la maggioranza, e siccome poi i giochi li fanno in maggioranza, è inutile illudersi. Su quel fronte che vedo l'avvocatura debba lavorare, le camere penali debba lavorare per trovare una possibilità di incidere. Certo, un dato oggettivo sul quale non si può negare che il testo è uscito massacrato, però io ricordo a lei collega e a tutti quelli che ci ascoltano che uscì massacrato anche il testo della
prescrizione, perché io certo. Ricordo quella volta io feci una battuta che anche fu ripresa dalla stampa, cioè che Marfede riuscì a fare il miracolo di mettere tutti magistrati e Berlusconi dalla stessa parte, perché quella volta sulla prescrizione, nella prima stesura, quando discutemmo quell'emendamento inserito all'ultimo minuto, dalla Cassazione alla Procura Generale, vennero tutti a massacrarlo, comprese l'ANM. Poi passò lo stesso, ecco, perché se il ministro lo vuole e la maggioranza trova la sintesi su quel tema, si prescinde anche da quella che è la crisi. Secondo il suo parere, adesso uno slittamento c'è stato, la situazione è tale per cui in ogni caso questo provvedimento dovrebbe essere un provvedimento che comunque si trascina ancora un po' nel tempo, o poi questa data sarà quella significativa? No, secondo me, adesso guardate, magari da cittadini e da avvocati questo magari sembra strano, però quando c'è una crisi di governo tutto si ferma, ecco, cioè nel senso che la priorità è l'assetto politico, e quindi è del tutto ovvio. Poi immagino che a seguire ci sarà comunque un rimpasto, quindi non è escluso che anche sulla giustizia ci sia qualche rimaneggiamento, non dico che cambi il ministro, ma i sottosegretari, quindi dobbiamo anche ipotizzare che... Dico il miracolo che cambi il ministro, lei pure lo ritiene escluso, diciamo, sa che è difficile trovare tra gli avvocati penalisti un estimatore di buona fede, insomma, per cui... Ma detto questo, sul piano politico, Bonafede è stato, come dire, l'inventore, lo scopritore di Conte, è il capo delegazione del Movimento 5 Stelle al governo, una sua rimozione verrebbe percepita come una bocciatura di tutta una politica giustizialista che lui ha portato avanti in questi 3 anni, quindi io sul piano politico lo vedo difficile, ecco, cioè ci fosse stato un rientro di Renzi nel governo, il governo rimaneva quello, poteva essere uno dei punti su cui Renzi poteva anche lavorare. Io francamente con il mio modesto contributo, parlando con alcuni esponenti renziani, ho detto: ma forse è inutile che chiediate tutti i costi da testa di Conte, che non riuscirete a ottenerla, ma magari lavorate sulla giustizia, magari cambiate il ministro della giustizia, questo sarebbe un bel segnale per dire di un cambiamento rispetto a un assetto che non trovavate conveniente. Però mi sentirei che allo stato delle cose, se martedì al Senato e lunedì alla Camera, ma lunedì alla Camera è scontato, e Conte dovesse avere la fiducia, credo che Bonafede sia uno dei punti intoccabili. E in realtà è quello che viene definito l'uomo forte del governo, quasi più di Di Maio. Insieme a Di Maio e lui sono i due punti di equilibrio, quindi vedrai difficile, ecco, che potesse, anche se l'auspicio di tanti avvocati e di tanti colleghi è quello, è difficile con la sua sostituzione. Senta, un'ultima domanda che prescinde adesso da questo testo legislativo. Nell'orizzonte di legislatura, la possibilità che si cominci a discutere di altro e significativo, lei come sa, noi abbiamo la malattia delle riforme strutturali, ma soprattutto delle riforme dell'ordinamento, è del tutto futuribile, è assolutamente esclusa, perché ogni tanto apriamo il giornale e troviamo il Bettini della situazione che dice prima o poi si farà la separazione delle carriere, allora tutti contenti, diciamo, diamine, vedi, qualche cosa si muove pure nel PD, non ci credo, non equivochi, ma dico che si inizi a discutere di qualche cosa di questo tempo, visto e considerato che una legge in Parlamento c'è che parla di questo, ed è quella di iniziativa popolare proprio dell'Unione delle Camere Penali. Su quella sapete che le battaglie che abbiamo fatto, ma è finito in un binario morto, quindi io credo che con finché c'è questa maggioranza è inutile pensare che si possa andare avanti. Adesso abbiamo anche una riforma del Consiglio Superiore della Magistratura che procede in parallelo a questa che stiamo appunto sulla deriva penale, il processo penale,
e quindi anche lì però è tutta in chiave ANM, ecco, cioè non la vedo che ci siano spiragli seri, adesso occorre un cambio. Io volevo sapere da che parte stava quella, dove era finita quella proposta dell'Unione delle Camere Penali, e la sua risposta, ahimè, è realistica, è su un binario morto. Non è solo realistica, è negli atti parlamentari, ecco, cioè, è stata discussa in prima commissione, la Commissione Affari Costituzionali, perché quella, avevamo chiesto di discutere anche in giustizia, in parallelo, però poi la decisione finale fu di discuterla solo Commissione Affari Costituzionali, però è finita in un binario morto, come capita, cioè quando fa le audizioni, però poi vedi che non c'è una di volontà di discuterla davvero, ma peraltro quella è una riforma epocale che richiede una maggioranza completamente diversa da quella che c'è attualmente. Va bene, io la ringrazio, è stato molto importante sapere proprio lo stato dell'arte e anche i possibili scenari. La ringrazio molto, spero che ci saranno altre occasioni. Sempre a disposizione, grazie. Grazie a lei.